concludiamo questa sessione, direi anche la giornata, con Dunja Strologo dell'Università di Torino, che ci parla un po' di conoscenza partecipata, a cui lasciamo anche un po' l'onere di chiudere. Vi va di lusso, signori e signore. Vi va di lusso perché non ho proprio niente da dirvi. Quello di cui mi occupo io non ha a che fare più ormai con i temi specifici della gestione delle risorse. Mi sono occupata per molti anni in diverse aziende, Olivetti, Fiat in particolare, di gestione delle conoscenze. E quindi di knowledge management. Ho appena finito di scrivere anch'io un libro per lo stesso editore, per cui, scusa? Sì, esattamente, con la stessa editor, cioè, praticamente cugini, abbiamo anche un titolo di libro abbastanza simile ed è forse per questo che io sono stata invitata qua. Insegno appunto knowledge management all'Università di Torino, presso un corso di laurea particolarmente discusso in questo momento, che si chiama Scienza della Comunicazione. Allora, che ci faccio io qui? Avrebbe detto Chatwin, lo dico anch'io, che ci faccio io qui? La cosa che ci faccio, brevemente intanto, e quindi dando soddisfazione a quelli che hanno resistito fino a qui, è quello di fare un po' l'avvocato del diavolo. In questo senso, io appunto mi occupo di knowledge management, e non di gestione delle risorse umane, non di organizzazione in senso stretto, non di sistemi premianti e così via, di performance in senso specifico. Mi occupo di un tema che è stato dibattuto, discusso, utilizzato, sfruttato male, fatto fallire, boicottato, esaltato, chiacchierato per anni e anni e anni nella maggioranza delle aziende italiane, secondo me con un approccio un filino provinciale e soprattutto con un approccio che non teneva ancora conto, parliamo di circa 10 anni fa, dell'impatto che avrebbero avuto le tecnologie Web 2.0, che ancora non erano né così diffuse né così efficienti, tutto sommato, né così integrate nella cultura organizzativa, non tanto delle persone che lavorano nelle aziende, nelle organizzazioni, come diciamo knowledge workers, quanto dal punto di vista del management di queste organizzazioni. Quello che io ho constatato, ho vissuto sulla mia pelle, è stata una grande difficoltà a far penetrare queste tecniche di condivisione delle risorse conoscitive, condivisione dei saperi, emersione delle competenze e dei talenti e così via, nelle nostre organizzazioni. Nel corso di questi, diciamo, 15 anni le cose sono cambiate. Dagli interventi che ho sentito, che mi hanno interessato moltissimo, vedo che si confermano alcune tendenze che io stessa nel fare la ricerca che ha portato al libro, assieme a una mia collega che lavora in una delle società di consulenza torinese e milanese, diciamo più avanti sui sistemi di gestione di ambienti di apprendimento, di community management, i sistemi di knowledge management. Avevamo incominciato a constatare alcune eccellenze ci sono. È un fatto che dal punto di vista professionale mi dà anche un minimo di soddisfazione postuma. Penso al caso Luxottica, che mi è sembrato particolarmente interessante, che mi ha fatto però pensare che effettivamente esiste una dimensione critica entro la quale è possibile fare quello che è l'obiettivo specifico del knowledge management. Farei vedere questa tremenda slide che ho tratto da una pagina del libro. Questo è il classico modello di Nonaka di emersione e sviluppo delle conoscenze nelle organizzazioni, che ha però un obiettivo molto specifico, e qui mi ricollego al tema delle performance di oggi pomeriggio, che non è quello di diffondere conoscenze, mappare conoscenze e competenze, farle emergere, portare in luce i talenti e così via, e basta. Che
che è già importantissimo, ma è un elemento in più ed è quello di fare innovazione. Ora, fare innovazione utilizzando gli strumenti dei social media, gli strumenti di Web 2.0, gli strumenti che le tecnologie ci offrono, non è né immediato né semplice ovviamente, e non è così come dire, dipendente dalle tecnologie stesse, è più dipendente da un qualche cosa che ho sentito citare prima nella precedente workshop dal rappresentante di IBM, di cui in questo momento non ricordo il nome, che è cultura aziendale. Cioè riuscire a introdurre nelle organizzazioni un tipo di leadership che non si basa sul consenso, sull'appiattimento, sull'obbedire, cioè sul desiderio che i tuoi dipendenti ti obbediscano e basta, ma si basa sull'ascolto, si basa sulla condivisione reale, si basa sul challenge, si basa su alcuni elementi che mi pare siano presenti in alcuni dei casi che sono stati presentati qua, ma che sono rari nelle aziende vere, nelle aziende reali, diffuse, in Italia e anche altrove. Tanto rari che appunto molto raramente portano al risultato che secondo me è l'unico interessante per il business e per la performance, che è quello di fare innovazione. Senza innovazione non si vince la sfida della complessità e della competizione nella quale ci troviamo, soprattutto oggi. Senza innovazione tutto questo sforzo, secondo me, è uno sforzo che porta certamente molto avanti i modelli organizzativi delle nostre aziende, li porta verso un salto culturale, un miglioramento del modo di lavorare, un ampliamento della cultura e soprattutto, qualcuno l'ha detto proprio ancora una volta il responsabile di Luxottica, soprattutto se ci riferiamo ai giovani, qualora le aziende ne occupassero qualcuno naturalmente, dovremmo appunto confrontarsi con persone che questi modelli di gerarchizzazione delle organizzazioni non li considerano molto e dovremmo soprattutto tenere conto delle loro istanze e trarre vantaggio del loro approccio all'utilizzo degli strumenti Web 2.0 come strumenti di non solo di condivisione delle conoscenze, ma proprio di creazione, di capacità di mettere in moto la creatività innovativa che la rete supporta fortemente e che purtroppo appunto nelle condizioni, nei vincoli che è giusto che le organizzazioni abbiano e rispettino, hanno però poco spazio. Non è un caso che l'innovazione si faccia di più, e per questo parlavo di problemi di massa critica dimensionale, si faccia più nei Fab Lab in giro per il mondo, quindi in organizzazioni micro, di personal fabrication, diciamo così, che danno luogo a prodotti totalmente innovativi che poi possono essere industrializzati, piuttosto che all'interno delle nostre aziende. Naturalmente io vivo in una città dove in questo momento c'è una grossa, come dire, una grossa schizofrenia tra la grande impresa che ancora esiste e che è totalmente poco innovativa. Mi spiace che sia andata via da poco la responsabile della comunicazione di quella grande azienda, che è una persona che ha grandi idee in testa e fa una fatica micidiale a farle andare avanti, e sono soltanto idee di comunicazione, badate. E invece luoghi in cui si può fare innovazione, come a pochi chilometri da qui Ivrea, dove è nato Arduino, è nato un progetto che è tipicamente Fab Lab, tipicamente la base di un processo di personal fabrication. Ora, quello che voglio dire è che bisogna fare ancora passetto in più nelle nostre aziende, cioè il passo che porta verso
la liberazione delle capacità creative delle persone aprendo, come dire, la, cioè, più che aprendo, importando la logica che sta dietro al modello di social network a cui ci ispiriamo. Cioè non basta, ho sentito qualcuno prima, forse nel workshop precedente, parlare di costruzione di community, di autorizzazione a nascere delle community all'interno delle aziende. Le community non possono essere autorizzate, nascono per i fatti loro. Le aziende possono cercare di catturare il potenziale intellettuale innovativo che sta alla base delle community, o possono costruire delle strutture, come dire, autorizzare la creazione e il lavoro all'interno di strutture simili alle community of practice, ma non possono crearle, possono coltivarle, possono favorirle, possono alimentare la costruzione di un ambiente, di uno, tanto per citare Nonaka che sta dietro a questo modello, creare un ambiente che favorisce l'innovazione e la creatività. Senza questo possiamo usare tutti gli strumenti innovativi che vogliamo, tutti gli strumenti web che vogliamo, le persone, come qualcuno ha testimoniato, non contribuiscono, non accettano i costi di transazione pesanti che stanno nel mettersi a disposizione dell'azienda, nel crederci, nel accettare la sfida di dialogare con l'azienda, di offrire tutta la propria energia e il proprio entusiasmo a fronte di qualche cosa che non è mai la valorizzazione assoluta, totale, della loro capacità creativa. Grazie.